Vabbè, mi presento, sono Francesco Guida, e questa sera vi diciamo, daremo un po' una introduzione e una visione diciamo, di quello che è questa nuova proposta formativa che Polydesign, che è il Consorzio del Politecnico di Milano, diciamo, orientato alla formazione di alto livello. In collaborazione con AIAP, l'Associazione Design della Comunicazione Visiva, ha inteso mettere a disposizione e di costruire appunto un corso di alta formazione intitolato Variable Fonts. Con noi questa sera ci sono Luciano Perondi e Daniele Capo, che sono non solo docenti, ma soprattutto type designer, Luciano da più di 20 anni si occupa di caratteri tipografici, ne ha disegnati anche un certo numero. Daniele da qualche anno si occupa anche lui di type design, entrambi lavorano e fanno parte di CAST, questa interessantissima realtà del type design italiano, e quindi chi meglio di loro sicuramente per cercare di portare avanti anche questo discorso sul sia l'insegnamento che sull'evoluzione delle fonti digitali. In particolare appunto questo tema delle font variabili all'interno di un fenomeno anche più ampio, no? Del digitale, discorso appunto del software font, dell'uso anche di forme di coding o di programmazione. Prima però, giustamente, poi di lasciare la parola a Luciano e Daniele, che sicuramente riusciranno a inquadrare anche meglio quelli che sono gli obiettivi formativi e anche le premesse, no, da cui parte questa proposta. Io diciamo, voglio riepilogare alcune delle informazioni che poi di fatto sono anche disponibili tramite i siti di Polydesign e volendo anche quello di AIAP, in cui appunto si trova tutta la descrizione e le modalità anche di iscrizione al corso. Sostanzialmente il corso sarà articolato in due moduli didattici principali, un primo modulo di elaborazione di un font variabile tenuto proprio da Luciano Perondi, articolato in 3 giorni, in cui appunto verrà sviluppata tutta la parte preliminare, no, del disegno di un carattere partendo appunto un presupposto di variabilità. Il passaggio successivo, che è il modulo di articolato in 2 giorni per un totale di 16 ore, tenuto invece da Daniele Capo, invece riguarda proprio la generazione, quindi la costruzione e generazione in digitale attraverso l'utilizzo di un ambiente dedicato che è FontMake. Con questo carattere generato si cercheranno anche di elaborare alcune applicazioni, si elaboreranno alcune applicazioni che coerenti con l'ambito di utilizzo del carattere disegnato e generato, in particolar modo nel campo del web design, in cui si prevede l'utilizzo appunto di un font in una modalità di tipo dinamico. Perché un corso di questo tipo? Come dire, il disegno del carattere tipografico in un ambito anche estremamente anche più specifico, ma sicuramente che guarda in avanti rispetto all'evoluzione di una professione come la nostra, è rivolto, un corso di questo tipo è rivolto ovviamente a grafici, a designer della comunicazione visiva, ma anche a front-end developer che
quindi possono ampliare, quindi, le loro competenze rispetto a un contesto in continuo e costante cambiamento, dove appunto il disegno e la generazione di font variabili, per esempio, possono essere utilizzate anche in ambiti di progettazione di interfacce grafiche per, appunto, come dicevamo prima, anche per il web. Come accennato, il corso si articola sostanzialmente in un totale di 40 ore. Attualmente questa prima edizione è pensata per essere svolta in modalità da remoto, immaginando possibilmente poi ulteriori edizioni, anche volendo in presenza. Per quanto rispetto agli obiettivi del corso, sicuramente è una modalità che si può prestare anche a una fruizione a distanza. Un'ultima sottolineatura riguarda due aspetti. Uno, i destinatari, quindi immagino che anche le persone che al momento si sono collegate, si stanno collegando, sono, come dire, studenti o neolaureati nelle aree della progettazione grafica e del design della comunicazione visiva. Possono essere sicuramente anche professionisti, quindi anche figure già, come dire, con un certo grado di esperienza, che sono interessati o anche già con un minimo di competenza nello sviluppo di sistemi tipografici, da riportare poi all'interno della propria pratica professionale per ampliare, quindi, anche il ventaglio delle possibilità dell'offerta rivolta verso i clienti. E una terza destinatario possibile, ovviamente, è quello che abbiamo accennato prima, cioè web designer, front-end developer. Come prerequisiti, sostanzialmente è prioritario la conoscenza nell'uso di programmi di grafica vettoriale. Non è tassativo, come dire, non è un prerequisito indispensabile la conoscenza della struttura base di caratteri tipografici. Certo, un minimo di conoscenza di tipografia può essere sicuramente utile, ma non è un prerequisito indispensabile. Ultimo aspetto riguarda invece il costo. Come praticamente tutti voi sapete, il corso ha un costo di 1.000 euro per partecipante, è un costo estremamente contenuto rispetto anche all'alto livello di professionalità messo a disposizione dei docenti e anche rispetto ai risultati che si intende raggiungere. Detto questo, vi sono anche una serie di scontistiche, di riduzioni rivolte ai partecipanti. Una è quello che potremmo definire di early bid, ovvero sia di 10% di riduzione sulla quota per coloro che si iscrivono entro il 30 di giugno di quest'anno, quindi entro la fine del mese. Lo stessa modalità, la stessa percentuale di sconto è applicata a chi ex studenti Politecnico, diciamo, che hanno frequentato una delle scuole del Politecnico, oppure che sono soci AIAP, qualsiasi categoria di riferimento. Ovviamente ulteriore informazione converrà sempre per ulteriori informazioni converrà sempre rivolgersi a Polydesign, che è di fatto poi il soggetto che organizza e amministra il corso. Date queste sommarie sintetiche informazioni, indicazioni, direi che la cosa più saggia ed efficace è di lasciare la parola innanzitutto a Luciano Perondi e a Daniele Capo, che in una forma di dialogo, no? Se ho ben interpretato le vostre intenzioni, ci daranno informazioni e ci incuriosiranno ancora di più rispetto agli obiettivi di questo nuovo corso. Premesso una cosa, perdono Luciano, che Polydesign, a distanza di un po' di anni, che ripropone
un corso centrato sul type design, perché proprio con Luciano, oramai quasi una quindicina d'anni fa, e con un gruppo di colleghi super esperti, no, di type, abbiamo organizzato per qualche anno proprio il corso di alta formazione in type design. Bisogna dire che Daniele è stato studente in uno di questi corsi. Sì, infatti, Vero. questo è vero, quindi questi corsi poi danno anche, come dire, risultati che portano a una professione, no? Che seguono ovviamente un interesse, sì, infatti. E, per cui, come dire, questa è un'evoluzione, Variable Fonts, è centrato su a degli aspetti anche molto specifici. Però se segue un po' anche l'idea di riproporre il type design come frontiera di ricerca, di sperimentazione e di applicazione professionale. E Daniele poi da questo punto di vista effettivamente ne è una diretta testimonianza. Io vi lascio la parola, mi spengo. Sono qui a disposizione, cercherò anche eventualmente di tenere d'occhio la chat se serve. A voi la parola. Grazie. Grazie. Vai, Grazie. vai Daniele. Allora, abbiamo preparato una breve presentazione. No. Noi a CAST abbiamo fatto su alcune fonti in particolare. La tecnologia delle font variabili è relativamente nuova, non nuovissima, nel mondo dei formati digitali. Spero che la mia connessione non sia troppo ballerina, però non so. Comunque, è una introduzione relativamente nuova. Che però ha avuto necessità di un certo tempo per trovare applicazioni più concrete, perché gli strumenti e i software che usano i caratteri naturalmente si devono mettere al passo con questi formati. Quello che è abbastanza interessante è che in questo caso sono stati soprattutto i browser a guidare l'adozione di questa tecnologia. L'idea delle font variabili si basa essenzialmente sull'interpolazione, una tecnica che in realtà tutti i type designer utilizzano da parecchio tempo, che consiste nel disegnare degli estremi di forme, quindi da ad esempio, come in questo caso, un estremo molto compresso a un estremo molto esteso, o un estremo molto sottile e un estremo molto pesante, e derivare per un processo matematico di azione, fondamentalmente di calcolo di una media. I vari passaggi intermedi. Questa stessa cosa era stata già implementata dal formato Multiple Master, che ormai parecchio tempo fa era stato proposto e poi dopo non ha trovato più di tanto applicazione, anche perché dopo sono usciti vari formati OpenType, TrueType, eccetera. La novità del formato variabile è che consente di definire queste interpolazioni su un numero molto esteso di assi, o meglio, su un numero arbitrario di assi. E l'esempio che sto per dire, che è quello della font nera progettata da Franceschi, è particolarmente rilevante rispetto a questo aspetto qui. In questo carattere di cui abbiamo curato la produzione, si voleva
Riccardo, una variabilità che non fosse soltanto quella della variabilità di peso, quindi dal più leggero al più scuro, ma anche una variabilità che, data la natura del disegno stesso, che sfruttasse la natura del disegno stesso per aumentare un certo grado di informalità, quindi introdurre una variabilità che introducesse quindi questa casualità controllata nei contorni, riprendendo un po' il vecchio progetto di Beowulf Terra. di tanti anni fa, di Letterer, che in quel caso però si appoggiava a un tipo di tecnologia completamente diversa. Noi quindi abbiamo potuto introdurre diversi assi, non solo quello standard del peso, ma anche un asse della distorsione che appunto. Oddio. Si è bloccato. Continuo. Ah, ok. Di variabilità. Ti abbiamo perso per qualche istante, Daniele. Ok, dicevo che appunto Sulla abbiamo. variabilità, sull'asse Sì, distorsione-rotazione. dicevo che appunto abbiamo definito due assi, oltre a quello del peso, rotazione e distorsione, che quindi introducono nel carattere una casualità e un'informalità maggiore. Per cui le lettere si spostano, ruotano una rispetto all'altra e i punti si spostano introducendo appunto delle differenze, quindi di spessori e dando luogo a un certo tipo di carattere informale. Per fare questo ci siamo potuti appoggiare su uno step prioritario precedente, che è stato quello di, dato l'alto numero di glifi contenuti nella font, di modificare i punti in modo programmato, quindi introducendo, cioè passando il carattere attraverso delle funzioni scritte in Python, un linguaggio di scripting molto impiegato per queste applicazioni, e quindi abbiamo prodotto gli estremi di distorsione e di rotazione attraverso dei piccoli programmi. In questo modo abbiamo ottenuto i nostri master che abbiamo utilizzato. I master sarebbero gli estremi, no? Di questo spazio di interpolazione che ho fatto vedere prima in una delle diapositive. Quindi abbiamo generato in questo modo gli estremi e poi li abbiamo introdotti dentro questa font variabile generata che attraverso degli slider sui programmi che supportano questa cosa, come i programmi da Adobe o altri programmi, di controllare quanto si voleva casuale l'apparenza del carattere. Ovviamente questo può essere controllato anche a sua volta attraverso nel browser attraverso i soliti criteri dei fogli di stile o anche di JavaScript, che consente quindi una cosa abbastanza interessante rispetto alla tipografia. Diciamo più statica, cioè quella di poter, ad esempio, adattare il carattere, le condizioni dell'interfaccia, più tipicamente, insomma, a rispondere
alle dimensioni dello schermo o alle interazioni in qualche misura. Qui ci sono degli esempi di applicazioni del Valmera in progetti di più fortuna per il Festival del Disegno. E diciamo Di che Scarabotto. quindi No, sì. dicevo i disegni di Scarabotto anche. Sì, la caratteristica è che si intona molto a livello estetico con l'illustrazione, avendo questo grado di irregolarità e di informalità. Che era appunto quello che si voleva ottenere, voleva anzi esaltare, no? Attraverso la variabilità. Vai tu. Vado io. Recentemente abbiamo poi sviluppato un altro progetto che coinvolge la variabilità e anche i colori, appunto questo Ghost, questa versione del macho disegnata per insomma, questo progetto della Sardegna, della provincia di Nuoro. È un carattere che appunto è una versione stencil e colorata del macho. In cui la dimensione del taglio, dei tagli è variabile anche in questo caso, e quindi si può adattare ai contesti e alla dimensione d'uso, dove il carattere diventa più piccolo, si può aumentare lo stencil o ridurre dove il carattere si presenta più grande, e questo si può tranquillamente integrare appunto anche nel web, ad esempio. Sempre con fogli di stile simili, per far sì che il carattere si adatti al contesto d'uso e mantenga la sua caratteristica espressiva, che è questo fatto di avere questi tagli e questi colori, insomma, sgargianti. Il macho di per sé aveva già delle caratteristiche abbastanza singolari, era dotato di una serie di sistemi modulari di sottolineatura, di parentesi componibili e queste cose qua. E diciamo così che è molto di per sé è un carattere, una specie di base di sperimentazione in cui infiliamo ogni tanto qualcosa di nuovo per vedere insomma se può funzionare oppure no. Di per sé la spaziatura è modulare, quindi è una specie di monospaziato anche se non è monospaziato, insomma, quindi permette di avere degli allineamenti precisi e quindi tutta una serie di collegamenti verticali tra gli elementi che normalmente in un carattere non si possono fare perché è proporzionale. E tutto questo è stato usato ampiamente nel progetto di Sabina Era. Questi sono esempi di applicazione, come cosa succede quando. Ecco, l'altro carattere è un carattere che non è nato nell'orbita di Cast, ma è nato molto prima di Cast, ed è nato nel corso avanzato della CFP Bauer. Non so se posso parlarne qui della concorrenza, non so come dire, però è un carattere che nasceva per essere open source, ed era fondamentalmente il carattere più bold del mondo, che permetteva di avere una variabilità dall'estremamente compresso all'estremamente extended. Qui non si vedono tutte le varianti, però qui qualcosina si vede. Praticamente perché per poter scrivere testi che si adattavano alla larghezza alla giustezza della riga. Questo permette di fare appunto applicazioni di vario tipo, e in particolare, curiosamente, si presta molto ad applicazioni di lettering fisico, diciamo così. Addirittura abbiamo fatto appunto delle chitarre, la vela, tutti fatti a partire da questo carattere con insomma, questa forma di lettering. Bene, questi sono 18 e 30, siamo stati precisissimi. Sono degli esempi di applicazioni di vario tipo delle variable font quindi che vanno dall'estremamente informatico ai procedimenti più artigianali e manuali, e in sostanza per dire quanto può essere
esteso il campo d'applicazione, anche se chiaramente non si parla di una tecnologia particolarmente né nuova né innovativa, però fondamentalmente è un qualcosa che permette una flessibilità d'uso molto, molto interessante. È chiaro che poi ovviamente la difficoltà sta nel concepire una variabilità interessante e concepire, elaborare possibili usi che vadano, tocchino o ambiti funzionali o ambiti espressivi, cioè quindi come si vuole connotare un certo progetto oppure anche applicazioni del tutto, come dire, sperimentali e al di fuori del comune uso della tipografia. Bene, direi che se ci sono domande, se no, insomma, possiamo dire due parole su quello che pensavamo di fare nel corso. Ovviamente, non so se ci sono domande, intanto, se no partiamo con. No, Luciano, no. Poi non so se qualcuno ha modo di aprire il microfono, se no conviene sempre in chat. Io chiudo in. Sì, allora no, la questione è questa, fondamentalmente noi abbiamo una settimana di tempo, una settimana molto intensiva, e si pensava di ragionare e di parlare in una prima fase sostanzialmente di come poter, innanzitutto si ragiona su progetti molto semplici, nel senso che partiremmo da disegni abbastanza schematici, perché ovviamente bisogna arrivare a un risultato in 5 giorni. Quindi una cosa troppo complessa non è possibile, ecco, perché, per ovvi motivi. Però si possono fare delle cose molto schematiche e ragionare proprio sull'idea di quanto posso sfruttare anche le possibilità della variabilità per pensare a un modo di disegnare delle forme più veloce, non so come dire, pur rimanendo in un'orbita di caratteri più o meno comprensibili, insomma. E magari anche ragionando proprio su applicazioni un po' estreme, andando al limite della variabilità, cioè sfidando anche i concetti comuni, non so come dire. Qui abbiamo provato a fare il carattere più compressed ed extended del mondo e contemporaneamente più bold. Dall'altro lato abbiamo fatto il carattere irregolare e per tutte queste cose fondamentalmente applicazioni si trovano, nel senso che a quel punto ecco, il lavoro da fare è proprio quello. Quindi ci sarà tutta una prima fase che seguirò più io sull'elaborazione di concept, di ragionamenti sull'interpolazione, cose simili, ovviamente partendo da un discorso, diciamo così, sulla forma e sulle caratteristiche che si vogliono dare a questa forma e contemporaneamente un discorso sugli aspetti di funzione. E poi una seconda parte in cui interverrà Daniele che, diciamo così, porterà a compimento il lavoro. Se vuoi aggiungere qualcosa a te. Sì, in poche parole, nella prima parte si sviluppa il concetto, il disegno, dove deve andare, e poi la seconda parte, quella che tipicamente seguo io nel mio lavoro e seguirò qui nel lavoro del corso, sarà quella di trasformare poi queste forme, questi disegni in font, cioè in file che sono effettivamente utilizzabili, installabili e si potrà vedere anche come poter impiegare la font così generata per dei piccoli esempi da realizzare nel browser, che è l'ambiente forse più che dicevo Accogliente. prima, più sì, accogliente e che in un certo senso sfrutta questi aspetti di variabilità anche in modi diciamo diretti, interattivi e che rispondono a azioni
opzioni dell'utente. E nel fare questo, naturalmente, dovremmo anche vedere quali sono le condizioni poi tecniche per cui un carattere interpolabile, ma quello insomma lo vedrete anche con Luciano, e quali sono le possibilità appunto che ci offre la tecnologia e i limiti e i vincoli, anzi, che la tecnologia ci offre per realizzare certe applicazioni. Bene, se non ci sono domande, aspettiamo. No, ci sono naturalmente ai partecipanti eventuali domande, se ci sono da scrivere in chat. Stanno cacciando fuori, però rispondo ancora qualche minuto per rispondere. Sì. Come sono rigorosi a Venezia. Ok. Se non ci sono curiosità da parte dei nostri ascoltatori, direi che forse è più saggio lasciare Luciano tornare a casa. Sembra che sia tutto abbastanza chiaro, anzi ancora più chiaro in questo momento. D'accordo. Perfetto. E, ecco qua, ogni partecipante dovrà realizzare una font partendo da forme semplici. In teoria sì, sì, cioè noi ragioneremo su forme elementari, perché l'obiettivo è quello proprio di arrivare ad una conclusione, quindi cercare di ragionare anche su questioni di modularità, di interpolazione di moduli, oppure moduli che possono cambiare forma da una forma all'altra, ma in realtà sono dei moduli che si ripetono. Queste cose qui, perché chiaramente l'obiettivo mio sarebbe, cioè mio di Daniele, insomma, sarebbe quello di farvi andare a casa con dei caratteri, non dico compiuti, ma comunque fondamentalmente che abbiano almeno i glifi base per poter essere usati e per poter farci qualcosa, ecco, non so come dire, in qualche misura è chiaro che in una settimana non si può pensare di, cioè se si cerca di ragionare sul carattere perfettamente disegnato si fa molta fatica, ecco, ad arrivare, però potremmo anche insegnarvi qualche trucchetto, insomma, per facilitare il lavoro e magari dare un po' più di vita a queste forme elementari, insomma. E chi meglio di voi? Continuo, come dire, 20 anni e più di esperienza del disegno di caratteri, credo che siano, come dicono adesso, tanta roba, per cui... Allora, io ringrazio a questo punto Luciano e Daniele. Se qualcuno dei partecipanti, diciamo coloro che hanno ascoltato in live o eventualmente ascolteranno in un secondo momento questa registrazione, se hanno curiosità possono contattare gli uffici Polydesign, i quali poi eventualmente potranno rivolgere alla faculty, ai docenti responsabili, eventuali appunto richieste di chiarimenti e delucidazioni. Io ringrazio moltissimo Luciano e Daniele, è stato un piacere continuare a rivederci sempre in remoto, a distanza, ma verrà il momento in cui potremo almeno finalmente stringerci la mano, come speriamo. E ringrazio ovviamente i partecipanti, ringrazio Laura Bortoloni, che è vicepresidente AIAP, che in questo momento sta svolgendo un suo ruolo da regista, aiutandoci in questa registrazione. Ringrazio ovviamente le colleghe e i colleghi di Polydesign, ringrazio tutti voi che avete seguito questo momento di introduzione al corso, sperando di potersi vedere presto. Grazie, buona serata. Grazie a tutti. Buona serata. Buona serata. Ciao.